È la piazza delle librerie, della cultura, degli scavi archeologici con i resti delle antiche mura greche della città di Napoli. Ma la mattina, soprattutto dopo il weekend, Piazza Bellini, nel centro storico partenopeo, patrimonio UNESCO, sembra una discarica. Ogni sera la piazza si riempie, i giovani affollano i tavolini all'aperto dei locali, punto di ritrovo di un variegato pubblico che va dagli intellettuali ai mastiff, le frange estreme del tifo calcistico. Di mattina la piazza offre uno spettacolo desolante, diventa un tappeto di cartacce, lattine e bottiglie vuote di birra. Grazie all'accordo tra il Comune di Napoli e la Sovrintendenza ai beni archeologici, le mura greche di Piazza Bellini verranno pulite ogni lunedì dalle 9 alle 13. Per la piazza un progetto importante, ma il vero risultato sarebbe insegnare ai cittadini ad avere più rispetto per la propria città. Un atto dovuto e si è riuscito a fare grazie alla collaborazione della Sovrintendenza, perché siamo all'interno di un'area sottoposta a vincola e di competenza della sovrintendenza. Con questo accordo noi ogni lunedì mattina proviamo a fare questo lavoro, ma noi vorremmo, il nostro auspicio è che tra qualche settimana arrivare qui e non trovare nulla, perché è veramente indecente e indegno di una città civile che insomma ci siano alcuni cittadini che lancino degli oggetti all'interno di un'area monumentale.